documento per dare nuovo slancio all'uscita missionaria della Chiesa in tutta la sua variegata ricchezza e valorizzare il ruolo missionario delle aggregazioni di fedeli, dei movimenti ecclesiali e delle nuove comunità suscitate dallo Spirito Santo ed entrate ormai nella stagione della maturità ecclesiale. È la lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede Iuve Nascit Ecclesia, presentata la scorsa settimana ai mass media dal prefetto del Dicastero, Cardinal Müller, e da quello della Congregazione per i Vescovi, Cardinal Ouellet. Il punto essenziale del documento, in preparazione fin dal pontificato di San Giovanni Paolo II, è che i doni gerarchici, conferiti con il sacramento dell'ordinazione, e i doni carismatici, liberamente distribuiti dallo Spirito Santo, sono coessenziali alla vita della Chiesa. Non esiste quindi una Chiesa dello Spirito, della carità, contrapposta ad una Chiesa dell'istituzione, ha spiegato il Cardinal Müller, ma si deve parlare di comunione di doni, come ha ribadito il Cardinal Ouellet. Sono coessenziali i doni gerarchici e i doni carismatici, ma questo non vuol dire che hanno la stessa funzione, perché proprio i vescovi hanno la responsabilità di discernere l'autenticità dei carismi, di accompagnarli e di incoraggiarli a servire la missione delle chiese locali e della Chiesa universale, mentre i doni carismatici devono sempre collocarsi entro la comunione della Chiesa, quindi nel rispetto della funzione del Magistero Petrino, cioè del Papa, che è il primo responsabile dell'unità della Chiesa, e di ciascun vescovo nella sua Chiesa locale, che è anche responsabile dell'unità. E quindi devono assieme collaborare per vivere la missione della Chiesa in comunione, e così l'impatto sul mondo e sulla società è più profondo e più duraturo. Il documento Iuve Nascit Ecclesia ricorda che il compito di riconoscere un dono carismatico autentico spetta ai vescovi ed elenca alcuni criteri specifici per il discernimento, tra i quali la testimonianza di una comunione nei fatti con tutta la Chiesa e lo sguardo rivolto alla dimensione sociale dell'evangelizzazione. Il Cardinal Müller. È necessario anche di discernere se viene un spirito di Dio o un spirito del mondo. Stiamo vivendo nel mondo anche dove esiste il peccato, l'autoreferenzialità, l'egoismo di presentarsi, di vanigloriarsi di se stesso. Per questo i vescovi devono discernere questi carismi, non di dominare o di controllare i carismi. Quando sono i veri carismi, vengono dallo Spirito Santo. I vescovi devono riconoscere e favorire tutto, inserire, integrare tutto questo nella vita della Chiesa. Centrale è quindi il rapporto di comunione tra la Chiesa diocesana e le nuove comunità e movimenti, che non si possono concepire come una realtà parallela. Un concetto già espresso con forza da Papa Francesco nell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium. Ancora il Cardinal Ouellet. Lui è molto consapevole che tutte le nuove forme devono svilupparsi secondo la libertà e la creatività dello Spirito, ma devono anche integrarsi nella missione della Chiesa, la Chiesa universale e la Chiesa locale. E servire a questa conversione missionaria della Chiesa. Papa insiste molto su questo, no? I vescovi devono loro gestire, la comunità diocesana, e sono i primi responsabili della missione, ma quelli che vanno, al fronte per proclamare dove la parola non è stata sentita, sono di queste realtà carismatiche, di congregazioni missionarie, per esempio, o movimenti che penetrano nelle società anche secolarizzate, ma dove il Vangelo non è stato annunciato.